così delicato, per cui approfitto dell'emendamento dell'onorevole Marzana per, come dire, sostenerlo e per ribadire che l'idea della scuola, quella che striscia in tutto questo provvedimento e che segnala un'idea, come dire, non saprei dire se non ingiusta di quello che può essere la distribuzione delle risorse nel mondo scolastico, è un'idea che non ci convince, anzi che mina l'idea stessa di sistema scolastico nazionale e che, come vedremo poi sull'università, troverà lì il compimento di una cultura di fondo che si sta applicando a questo tipo di normativa. Grazie. Grazie a lei. È scritto a parlare l'onorevole D'Ottavio, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Era solo per interloquire con la proponente di questo emendamento, anche per capire, siccome il riparto ovviamente è un riparto oggettivo che considera tutti gli studenti uguali, vorrei capire perché e soprattutto qual è il senso del reddito medio delle famiglie del territorio. Forse il Movimento 5 Stelle ha cambiato idea, ritiene che sia importante il contributo privato delle famiglie? Vuol dire che dove ci sono territori più ricchi devono dare più contributi alle famiglie e alle scuole? Vuol dire questo? Questo è il senso. Allora noi diciamo che forse il Movimento 5 Stelle non sa come funziona la ripartizione dei fondi del Ministero. Io credo che sia importante ricordare che ovviamente in tutto il territorio la nostra scuola deve essere trattata nel migliore dei modi e non abbiamo scuole uguali, ma considerare il fatto che dove ci sono territori più ricchi ci siano maggiori contributi delle famiglie alle scuole è un'inversione di tendenza di cui, come dire, prendiamo atto. Grazie, è scritto a parlare l'onorevole Carocci, ne ha facoltà, a titolo personale ovviamente. Grazie Presidente, volevo solo far notare che in questo comma non si modifica nulla rispetto all'erogazione, ai criteri di erogazione del fondo per il finanziamento delle scuole per il normale funzionamento rispetto a quanto è già in atto. Quindi non ci sono modifiche che rendano la situazione sperequata. E vorrei anche ricordare ai colleghi che forse non lo sanno che per le scuole situate in aree di forte dispersione scolastica, a rischio educativo, a forte processo migratorio, ci sono già fondi dedicati ormai da anni e i fondi europei degli obiettivi, delle regioni obiettivi convergenza. Grazie. Grazie a lei. È scritto a parlare a titolo personale l'onorevole Brescia, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Solo per spiegare all'onorevole D'Ottavio, che evidentemente non ha capito il senso dell'emendamento che è proposto dalla collega Marzana, che l'intento è proprio quello di prevedere dei sistemi, dei metodi che vadano a